Benvenuti e bentrovati alle Regole di Tozzi, Geo Paleo Diet Show. Claudio Tozzi è l'autore del best seller più venduto in Italia su fitness, è il pioniere della paleo diet in Italia, maggiore esperto di preparazione atletica sulla forza, consulente sul sito www.giallucadimarzio.com su Sky Sport. Ben trovato Claudio. Ciao Alessandra, salve a tutti. Puntata di oggi, 10 motivi per evitare latte e derivati, soprattutto il parmigiano 24 mesi ed oltre. Questo perché, Claudio, è una puntata dedicata al latte e ai formaggi. La discussione è da anni e a livelli proprio in con forte contrapposizione. La Geopalo Diet sappiamo che esclude in toto i latticini, ma sappiamo che a livello ufficiale invece sono consigliati per il contenuto di calcio ed altro. Quindi in questa sede vuoi dare 10 motivi a favore dell'esclusione del latte e derivati, che non è un gruppo? Di eh, cantanti negli anni <ride> Fatti da <ride> Lille <Greg>. e <ride> Greg latte e i suoi derivati Ok Di motivo numero uno Allora Partiamo eh, col motivo faccio, numero uno Faccio una premessa Per scegliere dieci motivi ho fatto fatica Perché sono molti di più eh, immaginavo Magari faremo un'altra puntata Diciamo, fra i dieci motivi Passiamo al primo, subito al primo allora Sì, iniziamo il numero uno Vai i latticini sono presenti nell'alimentazione umana da soli 12.000 anni. Sì, allora eh, sappiamo benissimo che eh, l'alimentazione ufficiale, la medicina ufficiale, spinge molto sul fatto che i latticini siano eh, fortemente consigliati per il motivo che eh, contengono calcio no? e quindi, ovviamente, vanno consumati per avere de delle ossa molto forti. C'è un piccolissimo problema: noi consumiamo. E latticini da 7500 anni. C'è uno studio pubblicato nell'agosto del 2009 eh, su PLOS eh, bio, eh, Biologi che dimostra in maniera, poi adesso lo faccio vedere così ma poi verrà fatto vedere in sovraimpressione, che dimostra che nel, nella zona dei Balcani, nei paesi dell'est, eh, sono stati trovati i primi diciamo, eh, ritrovamenti per quanto riguarda i residui dal latte e, e formaggio, cioè il consumo per eh, latte e formaggio. Ora, visto che l'Homo Sapiens ha se, circa 6-7 milioni di anni di eh, preistoria storia, -storia dobbiamo, dobbiamo capire bene. La domanda è come siamo arrivati a, a 6 milioni di anni, in meno 7500 senza latte? Certo. Beh, è una... ma, ma ripeto, qui non è questione che Claudio Tozzi dice... O la medicina dice o qualcun altro dice, sto parlando semplicemente di un fatto, noi beviamo latte da 7500 anni, da 7 secoli, ma di che, di che parliamo? E gli altri sei come ci siamo arrivati? Cioè dovevamo crollare, le ossa crollavano a 20 anni, morivano tutti con le ossa che cascavano. Cioè, ma di che cosa parliamo? Però morivano, morivano a 30, 30 anni Claudio, forse per questo? Forse per quello tutto qua. Oppure la paleodieta va bene per i bambini? Esattamente, quelle cose là, perché ovviamente da bambini già stavano in paleo dieta. Quindi il primo motivo è, non è nemmeno una motivazione legata alla Geovalo Diet, è semplicemente un fatto logico. 6 milioni di anni meno 7.005, 7.005 è una goccia nel mare nel, nel nostro patrimonio genetico. Com'è possibile che siamo arrivati senza latte? Eh, vuol dire che non ce n'è bisogno. Semplicemente latte e derivati non servono assolutamente nulla al nostro organismo. Motivo numero due non è vero che fanno bene alle ossa per il loro contenuto di calcio, il loro brand principale per cui tutti lo consigliano. Allora, qui devo dire che onestamente, la, cioè, eh, ci sono tantissimi studi sul latte, su, sui formaggi, sul loro rapporto con le patologie, sul loro rapporto con l'ostoporosi. E sono, diciamo, in contrapposizione. Alcuni dicono che fanno bene, alcuni dicono che fanno male. Io vi cito. Perché ogni volta che io parlo di studi c'è sempre qualcuno che mette il commentino simpatico, fra virgolette, e eh, mi devi dire il numero di soggetti in quale rivista è pubblicato, eh, bisogna fare attenzione col dito inalzato, no? Non ci sono studi, non ci sono studi, astag. però mh, qualcuno mi ha detto che bisogna vedere le solite cose, veramente trite ritrite. Io ho tirato fuori. Eh, per portare, diciamo, le argomentazioni a mio favore, uno studio pubblicato sul British Medical Journal e non diciamo Viversene belli con tutto rispetto e Università di Uppsala in Svezia sono stati monitorati eh, 61.000 donne 61.000 donne e 45.000 uomini. Mi dicono sempre: ah, i tuoi studi sono di due soggetti, cinque soggetti. Stiamo parlando di 100.000 persone. Seguite per non 15 giorni, ogni volta mi scrivete, no? Perché tu fai gli studi che fai 15, che durano 15 giorni, eh? sono stati seguiti per 20 anni, va bene? 20 anni oppure vogliamo aumentare? Oppure non vi sta bene nemmeno questo? Bene, scoprendo che, leggo testualmente, che non vi era alcuna riduzione delle fratture per coloro che hanno consumato il latte nella loro vita, anzi. Nelle donne il consumo dell'alimento è stato associato a una maggiore probabilità di subire una frattura. Coloro che hanno bevuto tre bicchieri di latte o più al giorno, 680 millilitri, avevano il doppio delle probabilità di morire presto rispetto a chi ne ha consumato meno di uno. Uno. Quindi il latte non solo non dà calcio e previene le fratture, due muori prima. 45.000 donne, 60.000 uomini, durato 20 anni, pubblicato su British Medical Journal, adesso vi comparerà e in sovraimpressione. La motivazione è che, dato l'elevato consumo contenuto scusate, di lattosio nel latte, si ipotizza che un alto consumo di latte possa aumentare infiammazione e stress ossidativo, che a sua volta influenza il rischio di mortalità e fratture. Dobbiamo aggiungere altro? Quindi, quando si parla il latte fa bene alle ossa, il latte migliora la vita, bene, non tutti gli studi dicono questo. È uno degli studi più lunghi mai fatti sul latte, più importanti, pubblicati su British Medical Journal, che è una delle riviste più eh, prestigiose al mondo. Dicono esattamente il contrario. Di quando è questo studio? Scusami. Del 2014. 2014? 2014 sì. Vogliamo dire altro? Sei rimasta un po' basita, vero? Eh lo so, per questo è basta andare a spulciare e, e trovi molte cose che vanno in contrasto con la vulgata generale, con eh, un po' di latte fa bene, il formaggio per il calcio perché non è vero assolutamente nulla. O comunque non c'è la certezza, perché uno, uno mi può portare anche una, eh, come posso dire, uno studio eh, opposto, ma perché lo studio opposto il tuo va bene e il mio no? Eh no, anche, certo, que anche quello c'è certo. da discutere perché non è nessuno di due ha fatto questo studio quindi non è una questione di, pre, come, di personalizzazione quindi non ho capito perché il tuo studio che dice che il latte fa bene e il mio che dice che fa morire la, dif la differenza quale sarebbe ma la cosa sconvolgente è eh. quello che non capisco io è come mai ci sono questi studi che sono nettamente opposti l'uno dall'altro la tua domanda è molto interessante la spiegazione è che fare gli studi sull'alimentazione è la cosa più difficile del mondo perché quando tu fai uno studio come può essere questo sul latte, non è che le persone bevono solo il latte, non è che le persone bevono solo il formaggio, ma mangiano pure carne oppure non la mangiano, oppure mangiano la verdura oppure non la mangiano, oppure mangiano tanta frutta oppure non la mangiano. Quindi le interazioni che possono avvenire sono talmente alte che fare uno studio su un solo cibo è praticamente impossibile perché dovresti dare quel cibo alla persona coprendogli il piatto non facendo vedere che cosa sta mangiando, ma come fai a non capire che stai mangiando la mozzarella o la carne? No, anche perché la è riconosci al tatto, al gusto. Quindi fare uno studio valido, validato sull'alimentazione è la cosa più complicata che c'è, a seconda da come prendi i dati ovviamente possono venire i risultati opposti. No, ma anche perché però non si è capito come mai, però il risultato opposto è sempre quello che dici tu. Ma <ride> poi che questo è uno studio di vent'anni, che è Vent anni, 20 vent'anni. Sì, sì. No, l'ho preso apposta, perché Quindi, mi fanno sempre, hey, i tuoi studi, so, dura, a parte non è vero, vabbè, comunque. Fascia d'età c'è scritto? Dunque, Perché vent'anni, a me prendi un adolescente... No, è diciamo... Mista come... Beh, 20 vent'anni. Eh, 20 anni sono tanti. Eh, 20 anni son tanti sì, sì, sì. Eh, quindi probabilmente hanno preso anche delle, delle fasce adulte per vedere anche la mortalità. È ovvio no? che hanno preso una fascia adulta <ride> per il semplice fatto che devi vedere il problema sulle ossa, no? se prendi a vent'anni. Eh, no. Appunto, esatto. quindi anche questo. Allora guarda Claudio, sì. ci interrompiamo un attimo, riprendiamo tra qualche istante, grazie. Va bene. Geo Paleo Store, il primo negozio in Italia sulla dieta paleolitica, dove non c'è alcun bisogno di contare le calorie. Nel nostro paleonegozio potrai trovare più di 300 prodotti senza glutine, cereali, lattosi e legumi. Ben trovati. Claudio. Sì, volevo un attimino ricollegarmi alla domanda giusta che mi hai fatto prima, come mai gli studi sono così contrastanti. No? Allora, quando uno studio è contrastante, cioè una serie di studi dicono che eh, che ne so, il formaggio fa bene, il latte fa bene, un'altra serie di studi altrettanto eh, diciamo importante dice esattamente il contrario. Secondo me si dovrebbe utilizzare il principio del buonsenso. se quell'alimento non è mai stato consumato dall'uomo fino a pochi anni fa, è ovvio che non ce n'è bisogno, come fa a fa fare bene una cosa che non abbiamo mai vista né ingerita. Questo è il concetto della Palo Diet, cercare di andare a vedere in maniera logica come è possibile che il latte fortifichi le ossa quando noi non l'abbiamo mai bevuto. Eppure le ossa ce le avevamo forti, addirittura addirittura le ossa, hanno fatto dei calcoli: le ossa prima dell'avvento dell'agricoltura erano il triplo più forti rispetto all'avvento dell'agricoltura, quindi del latte. Cioè è esattamente il contrario. Non è, questione, non è possibile che l'alimentazione deve essere uno schieramento politico destra e sinistra centro. Deve, deve guardare i fatti, deve guardare i dati, il latte, mai bevuto, formaggio, mai esistito, quindi non ce n'è bisogno, non c'è bisogno di fare grandi ragionamenti di studi scientifici. No, ma poi considerando eh. anche che ci sono popolazioni nel mondo Bravissima. attualmente, non bisogna andare a risalire eh. a un milione d'anni fa o forse due, come diceva una canzone di un cartone animato. Basta, Ryu. Ryu. Ryu, sì. eh. basta semplicemente andare a verificare che ci sono ancora popolazioni di raccoglitori e cacciatori nel mondo che non bevono latte e che sono in perfetto stato Ammanzi, di salute con le tutte ossa. le popolazioni che bevono latte e formaggi stanno molto meglio di quelle che lo bevono. Punto, quindi, quindi, insomma, è, mh, è vero che so. gli studi parlano, il contraddittorio esiste, ma l'importante è anche una reale dato di fatto che ci sono popolazioni al mondo che non consumano latte e che non hanno problemi di ossa. Poi sarà anche questo un caso, Claudio? no, secondo me c'è tutta una regia dietro dovuto sicuramente a ma non parlo di complotto per irrarire eh, tutta una regia perché ovviamente, ovviamente nel corso dei millenni si è costruito una certa industria una certa, come posso dire, un certo commercio ovviamente, ovviamente legittimo nessuno poteva sapere che il latte, i formaggi o altre cibi possono fare male e quindi ovviamente giustamente tentano la protezione però quello che conta per me oltre al commercio è la salute delle persone se, se il latte, se il formaggio danno un milione di problemi F Dobbiamo, scusate, <coughs> farcene farce una ragione cioè. perché perché è così, <ride> cioè non è, dobbiamo prendere atto della realtà, non dell'opinione. O comunque essere consapevoli di questo e non farci incantare o uh, prendere no, la, 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 la scusa che il latte e il formaggio fanno bene alle ossa per mangiare formaggi. Sì, se lo volete mangiare, mangiatelo, ma sappiate benissimo che certo non fa bene alle ossa, ma anzi è fortemente acido e proprio per questo motivo la domanda è che viene il motivo numero 4, anzi no. Il tre, numero 3, sì. i formaggi in particolare quelli stagionati sono acidi e questo provoca patologie come il diabete ed altro e inoltre contengono l'istidina Allora sull'istidina abbiamo ehm, anzi, istidina che poi si trasforma in istamina, ne abbiamo parlato in una puntata a parte, abbiamo visto che dà un sacco di problemi, mal di testa Può dare problemi legati all'asma, può dare starnuti, può dare muco, può dare un sacco di problemi. No? Quindi, quando qualcuno eh, mi parla del fatto che i formaggi stagionati sopra i 24 mesi e i 48 mesi non hanno lattosio e caseina, a parte che ancora non è proprio del tutto provato che non ci sia né lattosio né caseina perché qualche residuo rimane lo stesso e questo dà un sacco di problemi, ma contenendo. Eh, Istidina che appunto si trasforma poi in istamina può dare un sacco di problemi a persone ipersensibili. Due sono cibi fortemente acidi e c'è uno studio, anche questo del 2014 che adesso vi comparerà in sovraimpressione, che è stato ampiamente dimostrato il collegamento fra un'alimentazione fortemente acida che è data soprattutto dai formaggi stagionati che hanno un potere acidificante, eh, sono gli alimenti più acidificanti al mondo, sono proprio i formaggi stagionati. E questo studio dimostra che un troppo carico acido porta al diabete tipo 2. Poi mettiamoci pure che mediamente una persona mangia la pasta che è acida, mangia il riso che è acido, mangia il pane che è acido, beve il vino che è acido, beve il caffè che è acido, è ovvio che poi intorno ai 40 anni viene il diabete e non per la sfiga, non per la genetica ma viene perché tu mangi dei, anche dei formaggi che sono probabilmente i primi in assoluto a dare acidità certo, tutto poi un insieme di alimenti che contengono quindi eh... quando mi si parla, no, va bene il parmigiano 24 mesi ma che cosa stai dicendo? ma cosa stai dicendo? il problema, ma se un alimento non c'è mai stato è inutile che tu gli togli il lattosio e, il, e la casina ha sempre detto che dopo 24 mesi non rimangano dentro, ma quel cibo non l'abbiamo mai mangiato, perché dovremmo mangiarlo per forza? Non ha senso, il calcio non è assorbibile, è troppo, è troppo, eh, contiene troppe sostanze acide e in più che possono portare al diabete e altre malattie croniche. In più contiene una quantità di stamina che può portarti a gravi problemi se sei allergico o intollerante. Uno dei consigli più francamente eh, non eh, come posso dire? Mo, non, non posso prendere questo consiglio come qualcosa di utile, una delle cose più inutili che abbia mai visto in vita mia. Motivo numero 4. Nelle nazioni dove si consumano più latticini c'è più alta incidenza di malattie autoimmuni e di ostoporosi. Ma questa è, Alessandra, la prova provata. C'è uno studio pubblicato su Scientific, uh, Scientific American nel 2007. Quindi insomma già abbastanza datato, che dimostra, adesso lo vedrete in sovraimpressione, che le nazioni che hanno la maggiore incidenza di frattura all'anca, quindi vuol dire che hanno maggiore incidenza di osteoporosi, quindi le, le ossa diventano più fragili, sono Nuova Zelanda, Svezia e Stati Uniti. Mm? e hanno anche il maggior apporto di calcio al mondo cioè le tre nazioni al mondo dove si mangia più calcio tramite latticini sono quelle che hanno la più alta incidenza di frattura all'anca ma eh dai, veramente un, uh, un controsenso e un po' quali sono le nazioni che invece hanno la minore incidenza al mondo di frattura all'anca sono Singapore e Hong Kong cioè delle città asiatiche in Asia per tradizione nessuno beve né latte né formaggio e hanno la più bassa incidenza d'ossoporosi al mondo. Esattamente il contrario di quello che fino adesso c'è stato detto. Esattamente il contrario. Ma voi dite, vabbè, ma questo studio che, che adesso, appunto. comparirà in, eh, in sovraimpressione, eh, questo studio è stato fatto così? No, questo è uno studio ufficiale, pubblicato su una rivista ufficiale, mai smentito da nessuno però nel frattempo che questo studio ti dimostra che il formaggio non solo non serve a niente con l'osteoporosi, ma probabilmente il formaggio è quello che provoca l'osteoporosi, noi continuiamo a sentire la tiritera, la cantilena, perché il latte, il formaggio fa benissimo le ossa. È chiaro che io posso pure essere comprensivo nel campo eh, della, del lavoro, no? tutti i casefici, tutte le centrali del latte, ma io non ho che voglio far chiudere i casefici e le centrali del latte, io voglio salvare la gente... Ad onostoporosi indotta da quello che in realtà dovrebbe salvarla e questa mi sembra un po' una follia. Per quanto riguarda le malattie autoimmuni, invece, in due, eh, le malattie autoimmuni le più alte incidenze c'è cioè in Scandinavia, cioè esattamente sempre Svezia, Norvegia e, eh, e, e Finlandia. Quindi vuol dire che nella, nelle nazioni dove si beve più latte, nelle nazioni dove si mangia più formaggio, c'è cioè il più alto concentrato di malattie di immuni, sclerosi multipla, artrite reumatoide e quant'altro. Bene, ci fermiamo un secondo per qualche istante. A tra poco. A dopo. Geo Paleo Store, il primo negozio in Italia sulla dieta paleolitica, dove non c'è alcun bisogno di contare le calorie. Nel nostro paleonegozio potrai trovare più di 300 prodotti senza glutine, cereali, lattosi e legumi. Salve a tutti, sono qua per presentarvi la mia ultima fatica, il Magazine Le Regole di Tozzi. 100 pagine su Geopalo Diet, Biosystem, Alimentazione, Benessere, ricette, tutto con anche più grandi esperti come il dottor Francesco Balducci, esperto in anti-aging, e il dottor Joseph Mercola, uno dei più grandi esperti di benessere e alimentazione al mondo. Ti aspetto, ma non è ridicola, perché solo per abbonamento, le regole di Tozzi, Magazine.com Bentrovati. Claudio, arriviamo al motivo numero 5. Anche quelli senza caseine e lattosio, che alcuni consigliano come salutari, danno enormi problemi. Sì, eh, mi sembra che l'ho accennato prima. Praticamente anche se un formaggio è senza lattosio, anche se un formaggio, anzitutto, eh, eh, correggiamo, un formaggio non è che è senza lattosio. Quando leggete formaggio delattosato, vuol dire che, è già, eh, che galattosio e glucosio sono stati scomposti, ma stanno là. Quindi, se uno è intollerante al galattosio, e molti ce ne sono, ti danno problemi sul galattosio. Lo studio del 2014 parlava proprio che il, uno dei danni principali era il galattosio. Quindi, mangiare dei latti eh, delattosati in realtà non migliora affatto la situazione. Magari non, non va in diarrea, ma in realtà eh, ti dà altri problemi. Seconda cosa, anche se tu fai un formaggio per esempio senza caseina, perché la caseina effettivamente è un, una componente proteica del formaggio che addirittura è collegata ai tumori, è collegata a tanti problemi, anche alle allergie, e dai del seder del latte. Il seder del latte e gli formaggi che contengono solo questa parte proteica, in realtà contengono anche istamina, possono scatenare l'azione istaminica. Quindi può avere problema col galattosio, provocare reazioni staminiche. E se sono stagionati, può dare pure acidità. Quindi, quando vi dicono: noi abbiamo fatto un latte senza caseina, vi stanno parzialmente ingannando. Certo. Sì. Motivo numero 6. Sono la prima causa dell'acne. Contribuiscono all'obesità, alle malattie degenerative e cardiovascolari. Ho letto. Una cosa molto interessante ultimamente è che lo stato di salute della, delle popolazioni umane si possono giudicare dallo, se, se, se c'è presente l'acne o no. Okay. Nelle popolazioni cacciatori e raccoglitori, come per esempio quelle del Perù, eh, quelle della, in generale del Sud America oppure dell'Africa, l'acne è totalmente sconosciuto. Infatti in queste popolazioni il latte e il formaggio sono totalmente sconosciuti. Il latte, anche quello senza caseina, anche quello senza la, um, lattosio, in realtà sappiamo invece che c'è ma scomposto. Agiscono su due fattori. Uno che è l'IGF1. Hm? L'IGF1 è un eh, insulino, like factor, cioè praticamente è un fattore di crescita insulinosimile che è legato all'aumento dell'acne. Dell hm? In più. Ehm, il latte, i formaggi stimolano l'MTOR, mammalian target of Rapamycin, cioè praticamente un gene che stimola la sintesi proteica ma stimola anche, anzi sovrastimola le cellule sebacee e quindi si può creare acne. Quindi se qualcuno, specialmente nell'adolescenza, ha avuto l'acne al ah, 95% è dovuto al latte e formaggio, che ovviamente nessuno gli ha mai consigliato di togliere, era meglio dare il cortisone, le pomatine, il topexan e altre cose totalmente Anche liberi. perché poi parliamo anche di... di l'acne è un problema che riguarda i ragazzi, no? Beh, cioè, il 90%, il 90 dei ragazzi hanno l'acne. adolescenti, quindi mh, basterebbe così poco, no? Mh, mh, più che altro una consapevolezza... Ovviamente stiamo mm. facendo vedere i studi, eh? Una consapevolezza del fatto che eh, l'acne dipende, dipende dal latte e dai formaggi. Quindi basterebbe, basterebbe che ai vostri ragazzi uno fa un tentativo, gli toglie un mese, gli un togli mese, un mese, il latte eh, e i formaggi e vedere se stanno meglio, no? Invece di, di usare cortisone, eh, pomate... E poi posso dire una cosa, questa cosa che sta dicendo... Gli ormoni, non c'entrano niente È molto niente, interessante, gli infatti, tutte queste cose totalmente inutili. Posso dire una cosa, se... Latte e derivati sono così fondamentali, no? Ma se uno ha l'acne, che deve fare? Tutta la vita deve tenersi l'acne per avere delle ossa forti, che forse non è vero? Cioè, che ragionamento è? Cioè, uno deve essere devastato in faccia per avere le ossa forti? Ma di che parliamo? Stiamo parlando del nulla. Stiamo parlando veramente del nulla fosse vero. Poi. Eh infatti, ma perché non è oltretutto è non è neanche vero, quindi eh, nel 90% dei casi togli il latte e i formaggi l'acne sparisce. Quindi, so oltre all'acne c'è pure l'osteoporosi e le malattie autoimmuni. Sì. Ma è una gioia. Sì, ma è una gioia. Sì, possiamo fare un nuovo hashtag. Ma quello è il mio. Sì. <ride> Motivo numero 7: nessun altro animale al mondo beve il latte dopo lo svezzamento. Ora, questa è una cosa che mi fa impazzire, è un dato di fatto. Cioè, noi siamo l'unico animale che dopo che ne so, a sei mesi, un anno, due anni, non, non beve più non beve latte di un altro animale, giusto? Ok? Nessun altro animale, che ne so, un gatto, un cane, comincia a bere il latte della centrale del latte comprato al bar, no? Come, perché è impossibile, gli animali bevono soltanto il latte materno, finito lo svestamento cominciano a mangiare roba normale, noi no! Noi dobbiamo continuare a bere il latte per motivi che non si capiscono, visto che dopo due anni sistematicamente il nostro corpo toglie l'enzima che scinde il, il lattosio, quindi dal, lo trasforma in galattosio e, e glucosio. No, noi dobbiamo continuare a bere il latte perché è fondamentale per le ossa. Che bella natura, Ma è Ma com'è possibile no? se prima non c'era? Come facevano a crescere questi bambini? Le ossa come crescevano? No, ma poi ma non è geniale il fatto no, che la natura umana, eh. se a due anni ti toglie l'enzima, è perché probabilmente c'è no, un, un, un motivo, no? Invece noi insistiamo. No, insistiamo, noi insistiamo. Magari i bambini vomitano, magari i bambini hanno delle nausee, magari i bambini piangono, Le magari hanno delle coliche, Catarlo. magari hanno un raffreddore, magari hanno l'influenza. Nell'80-90% dei casi, Alessandra, questo dipende dal latte e derivati. Questa cosa mi fa impazzire. Eh, è veramente da, da impazzire, da impazzire. Che eh, insistono a dare insistono. il latte. Poi arrivano i fenomeni. I fenomeni dicono, ah, è vero, noi siamo eh, l'unico animale a bere il latte, ma è l'unico anche animale che utilizza il computer. E ci siamo adattati. Allora, eh, allora io... Claudio, scusa, ritengo, ma questa è... No, innanzitutto ri ritengo che fare il paragone fra... Il latte, il computer, sia veramente demenziale e denota una capacità mentale assolutamente ridotta, okay? come la loro scatola cranica. Perché non si può fare questo paragone? Perché il, il computer non è che te lo ingerisci, <ride> certo <ride> è no, eh? il latte e <ride> il formaggio? Sì, sì, quindi il nostro DNA non lo riconosce e quindi lo rigetta il computer. Ti ha, ha, tra l'altro, anche sul computer ci si potrebbe dire perché la luce potrebbe le dare. Le onde, elettromagnetiche può, può darsi problemi, però non è che te lo ingerisci. Fare il paragone fra il latte e il computer sei soltanto un cretino. Te lo dico chiaramente, tu sei un cretino che parli del paragone fra l'adattamento che abbiamo avuto con il latte e con, con il PC. Bene, Claudio, respira? Sì. Perfetto. Motivo numero 9: sì. Nel mondo l'intolleranza al lattosio varia tra il 40 e il 100%. Com'è possibile pensare che sia causuale? Allora, io non riesco a immaginare una natura che di solito fa abbastanza le cose bene, in qualche caso perfettamente bene, a toglierci una cosa, l'enzima, che serve per digerire il latte che secondo la medicina ufficiale sarebbe indispensabile. Cioè, com'è possibile? Cioè, noi il 100% per esempio delle, degli asiatici, ok? Il 100% degli asiatici non ha, eh, ha l'intolleranza al latte. Eppure stanno là, non sono morti. Anzi, qualcuno ci ha fatto anche qualche libro per dimostrare che sono quelli che stanno più in forma, ma improvvisamente senza latte si muore. Ma quelle, le popolazioni che non bevono latte stanno le, le, probabilmente le migliori al mondo come salute e quindi è chiaramente la prova che l'intolleranza al latte vuol dire che il corpo umano non sopporta il latte e non vuole il latte e non vuole i formaggi. Ma non lo dice Claudio Dozzi che ripeto non conta nulla, lo dice la natura stessa. In Italia fra il 40 e il 60% è intollerante al latte, non lo sopporta. Se non, lo, non è intollerante, eh, diciamo, in maniera conclamata, tipo allergia, oppure che va, va in diarrea o altro, gli può dare l'acne, gli può dare l'endometriosi, gli può dare la, la pelle spessa, gli può dare eh, che ne so, la psoriasi, gli può dare un milione di problemi. Curate inutilmente con centinaia di pomate assolutamente magari tossiche come può essere quelle torni, cortisoniche, cioè andare contro la natura è qualcosa di stupido. La, se la natura prevede di togliere la lattasi, ci sarà un motivo, no? Certo è impossibile, eppure, noi insistiamo con questa cosa. Infatti, passiamo al motivo numero 10: i latticini aumentano l'incidenza del cancro alla prostata, seno, tratto gastrointestinale e polmone. Ovviamente, tutto, tutti questi studi. E verranno adesso messi in sovraimpressione su certificazionepaleo.com sotto il video. Bene, ci sono diversi studi conclamati e tra l'altro tutti, tutti gli scienziati, anche quelli chiamamoli tradizionalisti, concordano sul fatto che c'è una maggiore incidenza fra cancro alla postata e, e consumo di latticini. Allora facciamo una cosa: quindi ci state consigliando di bere latte, consumare formaggi in modo che ci viene il cancro alla postata, però almeno impediamo lo Ma di che parliamo? Certo. È veramente una follia, cioè veramente una follia. Ci sono studi, veramente sono studi, che dimostrano che avendo una quantità di GF1, in particolare il latte, il latte aumentando il GF1 in caso di eh, tumore, il GF1 cosa fa? È un fattore di crescita e quindi fa crescere in maniera più veloce il tumore. E voi ce lo state consigliando di berlo sempre perché fa bene? Ma siamo impazziti? Ma siamo impazziti? Certo. Proprio per questo, Claudio, finirai il tuo tour pane, pasta, latticini ed altri veleni tour il 14 luglio a Roma con... e chiuderai il cerchio. E parlerò, la seconda parte è tutta dedicata a ulteriori sviluppi. Sulle, sulle brutture del latte. Bene, eh, non mi voglio dimenticare della tua rivista Le Regole di Tozzi Magazine eh, che us uscirà eh, non in edicola ma lo troverete su abbonamento sul sito www.leregole di Tozzi grandi articoli, grandi professionisti che collaborano alla tua rivista. Sì, diciamolo, stava... il dottor Raffaele Cicorella che è un. Eh... Nutrizionista che appunto si parla di palio, la Caterina Borraccino eh, e il dottor jo Joseph Mercola, uno dei più grandi esperti in nutrizione al mondo. Oltre vari altri eh, collaboratori, ma non voglio anticipare nulla. Sì. Bene, Claudio, ti ringrazio come Grazie al solito. Tessa. La puntata finisce qui. Ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti, salve. Geo Paleo Store, il primo negozio in Italia sulla dieta paleolitica, dove non c'è alcun bisogno di contare le calorie. Nel nostro paleonegozio potrai trovare più di 300 prodotti senza glutine, cereali, lattosi o legumi.